Buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta nel canale Atellegra. Quest'oggi realizziamo la frittata di spinaci ma cotta al forno. Una vera goduria, credetemi, nulla da togliere alla frittata fatta con il metodo tradizionale. Ma detto questo, passiamo a elencare gli ingredienti e quindi alla preparazione della frittata al forno con gli spinaci. Gli ingredienti per la frittata di spinaci al forno sono: spinaci lavati e tagliati grossolanamente, 6 uova, un cipollotto, 4 cucchiai di parmigiano, sale quanto basta, un pizzico di noce moscata e un pizzico di pepe nero. E ovviamente una teglia di diametro 32 cm foderata con della carta forno. La prima cosa che noi facciamo è far ammorbidire gli spinaci in una padella molto grande a fiamma alta e possibilmente coperti. Io non aggiungo sale in questo momento perché altrimenti rischierei di far asciugare troppo gli spinaci. Li salerò alla fine e li faccio leggermente intiepidire. Fatela cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti. Ecco la frittata di spinaci al forno cotta ed è profumatissima. Adesso attenderò che si raffreddi per eliminare la carta forno. Dopodiché passiamo all'impiattamento. Ecco la frittata di spinaci cotta a forno